buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, grazie. La luce che ho di fronte mi impedisce di vedervi, ma molti di voi sono volti noti per me. Vi ringrazio a nome dei ragazzi, dei professori che hanno curato questo spettacolo. È un'emozione enorme rivederci per me oggi. Eravamo abituati a fare queste cose, negli ultimi anni purtroppo non è stato possibile. E oggi è stata una giornata molto bella proprio perché è la giornata del nostro stile, quella di stare tutti insieme. Il titolo dello spettacolo, bellissimo, che sicuramente gradirete. Il riverbero non può mai mancare. Ringrazio i professori La Bua e Arienti che hanno curato il laboratorio di scenografia, la signora Panarese e il signor Ferrara che hanno curato il laboratorio di sceneggiatura, tutti i ragazzi ovviamente che ho sentito di fronte al mio ufficio per tutto l'inverno, pieni di entusiasmo e che adesso ci faranno vedere quello che hanno creato. Speriamo di poter continuare, che il nuovo anno sia migliore, che sia più ricco di iniziative e soprattutto in salute e in pace. Vi ringrazio e adesso buon divertimento. Thank you.
destra! Li hai spostati? Beh, certo, a sinistra ce n'erano troppi. Ed ora ce ne sono troppi a destra. Ah, hai ragione, adesso li risposto tutti a sinistra. Ragazzi, così non finiremo mai di pulire. E poi non ci sono spazzetti, guardate qua. Possibile che la gente tratti la città come se fosse una discarica? Meno male che ci siamo noi, artisti ambientalisti, che del disastro ambientale ne facciamo arte. E siamo diventati famosi per questo. Tu adesso non servi più e sei stata buttata, ma noi ti ridaremo una nuova vita. Sì, ma non è giusto. Cioè, dovrebbe funzionare così. Tu sporchi, tu pulisci. Invece tu sporchi e noi puliamo. Anzi, noi creiamo. Dopo le microfiche che l'aumento dei consumi, e cioè della spazzatura, è aumentato del 30% negli ultimi 10 anni. Secondo voi perché? Sarà dell'aumento demografico? Perché la gente è maleducata. Ecco la risposta. Dai su, muoviamoci, che dobbiamo andare alla laguna a trovare i miei bambini. Amasse di più questo pianeta che ci ospita. Ma noi siamo già una speranza, rimarremo uniti e faremo capire al mondo che si può cambiare. Vero ragazzi, siamo uniti? Sì! Sì. Capito, perché se non sono stata chiara, ve lo ripeto. No, meglio di no.
Quindi, ricapitolando, il problema siamo noi. Noi che chiediamo sempre più cose. Noi che usiamo i mezzi più inquinanti e sempre noi che mangiamo troppa carne, corretto? Bene, allora non ci resta che avere delle risposte certe dalla scienza. Chiamiamo subito il nostro ospite misterioso. Sigla! Sembrerà orribile, domani, in vista di cose ben peggiori, ci sembrerà bello.
Chissà perché questo non mi fa sentire meglio. Allora, guarda questa opera d'arte, è il primo anello di una catena che farà capire alla gente che c'è un altro modo di vivere in armonia con l'ambiente. Si chiama arte. Jenny ha ragione. Poi ci dobbiamo organizzarci e poi ci sarà pure il professor Lascioli ad aiutarci. Allora, avete fatto quello che bisognava fare? Sì, io ho accumulato lo spazio alla richiesta. Cosa? Ho accumulato la richiesta allo spazio. Ma no, tu dovevi richiedere lo spazio al comune. Ah, e non è la stessa cosa? Lasciamo stare, sei sempre la solita. Comunque, io ho volantinato i distributori. Cosa? Ho volantinato i distributori. Ma no, tu dovevi distribuire i volantini. Ah, vabbè, comunque, sono stata bravissima in questo. Sai, volantinare i distributori è difficile. Mi sembra di capire che c'è ancora molto da fare. Dimentichi che bisogna mediare i contatti. Cosa? Mediare i contatti, no? Ma di questo si occupa la Jen. Sì, ho preso i contatti con i media e le TV, se questo che intendevi. E devo dire che non è stato un problema. I giornalisti mi stanno addosso anche quando vado a fare la pipì. Quasi quasi vorrebbero anche analizzarla. Cosa? La mia pipì, per vedere se è inquinata. Noi ambientalisti siamo nel mirino dei media. E se sgarri... Ah, mi ha contattato la redazione di Mystery Planet. Vorrebbero fare un servizio durante la nostra manifestazione artistica. Perfetto! Ma prima dovremmo tornare in laguna per ripulire la plastica, che sicuramente il mare ci avrà restituito. E poi fare il funerale del film di Stefani. Perfetto, allora perché non ci muoviamo, forza? E allo spazio comune e i volantini? Mi meraviglio di te, Gonzalo. Prima il dispiacere e poi il dovere. Ciao Ale, ciao Danny. Com'è andata la rapina in banca? Benissimo, 6 milioni di dollari. E dove sono i soldi? Non avevo borse, ma ci faranno un bonifico. Di un po', è da tanto che aspetti? Da quando avevo 5 anni. Ma di cosa stai parlando? Del fatto che vorrei sapere la verità su Babbo Natale. Esiste o non esiste? Perché tu che intendevi? Se mi stavi aspettando da tanto, idiota! Comunque, ti hanno chiamato i ministri per quel lavoro? Certo che mi hanno chiamato i ministri. Perché me lo chiedi? Te lo chiedo perché lo voglio sapere. Una volta chiamavano sempre me. Ale, non te la prendere. Forse per quel casino che ha combinato. Quello al supermercato? Certo quello. Tutta colpa di quella banana. Potevi pagarla. Avevamo appena svuotato le casse. Già, e che mi mancavano monete. Ma non voglio parlare ancora di quello. Pensiamo al nostro pacco sorpresa. Chi lo consegna? Jack. Lo consegna Jack. Buono quello. Speriamo che non faccia come la rapina imposta. Cosa ha fatto? Non lo sai. È entrato ed è uscito subito dopo. Un gioco da ragazzi allora? No, era una porta girevole. Quanta sporcizia! Hai ragione, professore. È sua questa scatola? Parla con me? Certo, c'è soltanto lei. Lo intendo. Aspetta, ci parlo io. Es tua esta roba? Non potresti parlare italiano invece di fingere di sapere lo spagnolo? Insomma, se questa scatola è sua, se la riprenda. Sì, cioè, no. Mi è caduta. No, non mi è caduta. È un regalo.
E per chi sarebbe questo regalo? Per lei, professore. Non mi sembra di conoscerla. Anch'io la conosco, è per rompere. Per rompere? Sì, per rompere la scatola, no, per rompere il ghiaccio. È molto gentile da parte sua, poteva darmela direttamente allora. Ah, sia attento, professore, potrebbe trattarsi di una sorpresa. Io amo le sorprese. È una sorpresa da sogno. Ma non c'è nulla. Ecco qui la scatola con la sostanza che avrebbe addormentato lo scienziato e la sua assistente.
E cosa c'era dentro? Dove? Nella scatola. Quale scatola? Quella con la sostanza che avrebbe fatto addormentare lo scienziato. E lei come fa a sapere tutte queste cose? Ma... La dichiara in arresto per il dente coinvolgimento nei fatti. Ecco uno scoop clamoroso. Ci sarebbe un nuovo indiziato e a quanto pare sarei io. Ha diritto di mandare un ultimo saluto a chi vuole. Vorrei tanto salutare mia madre che mi ha sempre sostenuta nel mio sogno di divenire giornalista. E senza di lei non sarei qui ora. Molto commovente. Vignalo. Bene! Adoro quando i miei giornalisti scoprono di essere loro stessi colpevoli. Ma andiamo avanti. Attenzione, ultima news dalla regia. Sembra che abbiamo un nuovo film, una registrazione del professore e della sua assistente. Proviamo a mandarla in onda. Sono il professor Lasciali. Vi parlo da un rifugio sotterraneo. Devo fare un comunicato. Devo annunciare il mio fallimento scientifico. Ho sempre sostenuto che l'uomo, con il suo sviluppo tecnologico, fosse la principale causa di tanti possibili contro la Terra. Ebbene... Mi credo! Non è vero! Era tutto frutto della mia fantasia distopica. Il riscaldamento globale non esiste. È tutta un'invenzione della scienza. Non lo dico perché mi costringono. Nemmeno che qualcuno mi punta una pistola addosso. Lasciate fare a me, io so parlare con la stanza.
stampa, io buco lo schermo. Non c'è bisogno di aggiungere un altro buco al nostro programma politico già carente. Ragazzi, voi sapete che vi siamo riconoscenti per tutto quello che avete fatto per noi. Ma ho avuto una crisi di coscienza. Le parole di quei ragazzi in televisione mi hanno scaldato il cuore. Voglio i loro voti! Cambierò la campagna elettorale pur di averli! Ho già un progetto in mente, tutto green! Strade verdi, parcheggi verdi, macchine verdi! Mi dipingerò anche la faccia di verde se necessario! Sì, così sembrerai Hulk. Forse Shrek. Ma sono sempre stati i miei idoli, quindi va bene! Ma noi resteremo senza un lavoro! No, se vi dipingerete anche voi la faccia di verde. Comunque mi sarete utili per la campagna elettorale. Noi guadagneremo facendo del bene al pianeta. Questo non mi fa venire voglia di colorarvi tutti? Io non starò qui a guardare. Non aspetterò il 2040. Oggi stesso andrò a firmare un accordo per le energie rinnovabili. Contribuiremo all'innalzamento delle temperature. Così che si creeranno nuovi posti di lavoro. Ed io mi dipingerò un sole in faccia. E io invece inizierò a sanzionare tutti gli allevatori e agricoltori che si occupano di coltivazioni e allevamenti intensivi. Meglio una sanzione oggi che un'assenza di voti domani. E poi farò un accordo con il ministro della salute per informare la gente su quanto sia dannosa la carne per il nostro organismo. Però, una domanda, cosa mi dipingerò in faccia? Potresti dipingerti una faccia intelligente. Mi sembra un'ottima idea, ma... ahimè, è un po' complessa. Un colmo per le gangster andare a raccogliere le margherite nei prati. No, nei prati no, soffro di allergie. E da quando sei allergico? Da quando ho deciso di fare gli esami. E da quando hai deciso di fare gli esami? Da quando ho scoperto di essere allergico. E da quando ho scoperto di essere allergico? Da quando ho deciso di fare gli esami. Ora basta, non ti interessa da quando sei allergica. Avete capito cosa ci vogliono fare con noi? Salvare il pianeta, ecco perché fino a ieri l'hanno messo in pericolo. Ottima struttura. Mi ci vedete a verificare se le aziende hanno fatto la differenziata? Oh no, e a me mi ci vedete al controllo dei rifiuti tossici? Una volta ti pagavano. Vabbè, dobbiamo pensare a cosa conta di più al mondo, ovvero... la famiglia. E dove vive la famiglia? In casa. E dove si trova la casa? Nel posto in cui l'hanno fatta. E dove l'hanno fatta? Nel posto in cui l'hanno progettata. La nostra famiglia vive in questo pianeta. Ah, ho capito che cosa vuoi dire. Se noi salviamo il pianeta, salviamo anche la famiglia che ci abita sopra. Quindi tutti d'accordo? Tutti per una? Tutti moltiplicato per uno fa, aspettate conto, fa... fa un completo disastro. Andiamo a salvare il pianeta! Ha fatto l'uovo. Ora aspetta con questi proverbi! Comunque siamo arrivati alla fine.
Oramai non c'è più nemmeno guerra. Possiamo dire addio al nostro pianeta.
grazie per il vostro calore, grazie a tutti per essere qua e grazie ragazzi per averci seguito in questa... soddisfatta, sono molto contenta, i ragazzi davvero ci hanno seguito veramente tanto, questo è stato la più grande soddisfazione, ragazzi bravissimi e poi anche tutto il gruppo della la Bua e di Gianluca e Rienti hanno fatto tutte le scenografie bellissime che vengono. Presentatevi!